ogni 5 secondi cannoni d'assedio spancare spazio con un accordo. Pam, bum bum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom pom, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido. Violenza feroce, regolarità. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. Furia, affanno, orecchi, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto. Taratatà delle mitragliatrici, strigliare per di fiato, sotto morsi, schiaffi. Pit-pac-pum-tum, vittorie, salti 200 metri, fucileria. Giù in fondo all'orchestra, stagni di guazzare, buoi, bufali, pungoli, carri, flip-flap, zin-zin, shock-shock, illeri, nitriti, tre battaglioni bulgari in marcia, croc-crac, croc-crac, sumi in marizza, o carvavena, trrrr-grang-grang, 200 tanti in arrivo, cent-tun-tun, 149 in partenza, ta-ta-ta-ta-ta-ta, croc-crac, croc. Grida gli ufficiali sbattacchiare come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, cin, bum bum bum, ciao! Bello, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, vampe, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, Shukri Pasha comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo Ibrahim Rudolph, allo, allo, attori, ruoli. Echi suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odori saldito, odori di marcio, non sento più i miei piedi gelati. Timpani, flauti, clarini, dovunque, basso, alto, uccelli, cinguettare, beatitudine, ombria, brezza verde, silenzio, silenzio, silenzio. Cercato per le fine più bislacche, perché sono ben calzato, perché porto bene il fracche, con la riga il pantalone, Gastone, Gastone. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Non v'è bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se dobbiamo sfondare le porte misteriose dell'impossibile? Il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, perché abbiamo già creato l'eterna velocità onnipresente. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente luci elettriche, i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti con un luccichio di coltelli. È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente, incendiaria, col quale fondiamo oggi il futurismo, perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, d'archeologi, di ciceroni, di antiquari.
I più anziani tra noi hanno 30 anni. Ci rimane dunque almeno un decennio per compiere l'opera nostra. Quando avremo 40 anni, altri uomini più giovani e più validi di noi ci gettino pure nel cestino, come manoscritti inutili. Noi lo desideriamo. Thank you.